Ehi, sei pronto? Sei sicura di stare bene? Non mi sembra in formissima. Non proprio, ma è così e basta. Ok. Devo preoccuparmi? Non servirà a niente. Fai solo la tua parte. Ho procurato un mezzo. Ho parcheggiato e ti mando le coordinate. Ti raggiungo. Come avete appena sentito, ci ha chiamati Songbird. È arrivato il momento di finire Phantom Liberty. Ma una scena che non sono riuscito a registrare durante una missione secondaria che stavo facendo, mi ha chiamato Reed, mi ha chiesto perché abbiamo fatto quello che abbiamo fatto, cosa abbiamo intenzione di fare con Songbird e dove fossimo. Ovviamente, un po' come in Better Call Saul, siamo esattamente dove nessuno si aspetterebbe. Esattamente dove siamo. Cioè, nello stesso posto in cui ci hanno lasciato. Uno pensa, sei scappato, dove sei, eh? Sono qui, punto. Ma a parte quello... Ah, Panam, devo dirti una cosa? Ah, vabbè, mi parla dei suoi sentimenti. Sono contento in realtà che ci siano molte interazioni con il tuo fidanzato, fidanzata. Cosa che effettivamente una volta che... avevi alla fine, non cambiava niente nel gioco. Però sono contento che l'abbiano messe. Beh, non ho idea di cosa aspettarmi da questo finale o missione aggiuntiva, onestamente. Quindi andiamo e scopriamolo. Ecco qui, la macchina che Songbird ci ha mandato. Entra nel furgone. Ehi, vedo che stai un filino... Hai proprio una bella cena. ...di merda. Sto perdendo i sensi. Vedo... macchie scure. Non so se è stata una buona idea fare quello che abbiamo fatto, eh. Posso aiutarti? Vuoi scappare? In che condizioni? Voglio aiutarti, dimmi come. Perché ci hai messo tanto? Ho parlato con Reed, devo prepararmi, mi spiace aver fatto aspettare. Scusa se ti ho fatto aspettare. Mi scoppia la testa. Lo so, scusami, ma ho parlato con Reed. Beh, ho parlato con Reed. Quindi? La FIA ci prenderà, detto questo, non importa, fidati. Non importa cosa ha detto, lascia perdere. Abbiamo un piano ed è solido. Lo sapevo che non sarebbe riuscito a intimidirti. Ci tiene, abile manipolatore. Ci tiene, credo, però... Credo che Rita ci tenga molto a te. Quello è vero, sono abbastanza sicuro di questo. Al massimo. Però non è la vera motivazione. Giustificare le sue scelte. Esatto. Nelle sue azioni. Esattissimo. Così giovane eppure così insensibile. Come sei piccolo, disse il Picobot al nano Mac. Dobbiamo guidare noi? Andiamo. A quanto pare hai un piano, dopo tutto. Per tutti e due. Che dipende in gran parte, se non interamente, da te. Ovviamente. Clinica clandestina, ricordi? È sulla luna. Oh! Ho un volo pronto a portarmi lì. No, dai! No, voglio venire con te. No, sì. È impossibile. Aspettano una sola persona. Una. E non c'è possibilità di negoziare. Che sfiga. Sarebbe... molto probabilmente. Pensavo fosse Johnny. Come cavia, una volta lì. L'IA è nella matrice neurale. Dovranno estrarla e creare un prototipo della cura. No, peccato. Ti sarebbe stato... Vabbè che l'abbiamo vista, la luna, però. Saranno pronti per tutte e due. È una promessa. Beh, aspetterò tue notizie. Allora, volo spaziale significa spazioporto. È lì che stiamo andando. Ovviamente. Non posso entrare così. In questo stato attirerei attenzioni indesiderate. Quindi? Perciò sarai tu a farlo. Andrai al terminal taico e mi farai entrare da una porta secondaria. Non sembra difeso. E la sicurezza dello spazioporto? Il terminal taico è in ristrutturazione. Pochi agenti, molti nascondigli. Oh, e vai, missione stealth. Poca sicurezza, probabilmente. Non dimentichiamocene. Ah, fuck. Dovrei farcela.
Tu pensa a riposare. Ci provo, ma fammi sapere se ti serve che io... Non ti preoccupare. Colleghi. Ero un mercenario prima ancora di conoscerti e sapevo fare le mie cose tutto da solo. Tutto questo è troppo. Cazzo, Vi. Ho causato tanta sofferenza. Beh, ne hai subito le conseguenze anche tu, se si possa evitare in qualche modo ferire gli altri, intendo. Ti dico solo che qualcuno oggi ci creperà. Ne sono 100% sicuro. Alex, Reed o Songbird, uno deve morirci oggi. Ne sono sicuro. L'opportunità di riparare un torto è rara. Ma quando c'è... si fa il possibile per non mandare di nuovo tutto a puttane. Johnny avrebbe qualcosa da dire sull'argomento. Peccato che non vi parlerete mai. Beh, non è vero. Adesso potrebbe, in teoria. Boostervi! Io... Tranquilla. Va tutto bene. Minchia, che casino. Vi. Dimmi. Non voglio morire. Nessuno lo vuole. Posso solo rimpiangere. Io. Io? Aiutami. Stai tranquilla. A lasciare la città. Il farmacista sta mangiando. Va tutto bene. Io ho distrutto il mondo. E puoi l'ho ricostruito con le mie mani. Lascia che ti scansioni. Ho bisogno di sapere in che stato sei. Fa quello che vuoi. Perché tanto, voglio dire. No. Merda. C'è qualcosa che non va. Un'IA impazzita? La degenerazione è rapida. Troppo per qualsiasi patogeno noto. Le metastasi si diffondono direttamente dal cervello. Cerca di riposare. Dai. Però cambia visuale, Vi. Non ci vedo dalla prima persona io. No, l'importante è che questa cosa che abbiamo appena fatto non sia stato un errore, che tipo adesso siamo infetti anche noi. È come baciare qualcuno che c'ha l'herpes, per dire, poi te lo prendi. Scusami, hai ragione. E questo cretino si mette sulla sinistra per girare a destra. Metti la freccia almeno, stronzo. Eccoci arrivati. Il terminal dello spazioporto. L'Orbiter ti dà il benvenuto nello spazio Night City. Ok, messaggio di standard che ricevi, insomma. Wow, lo spazioporto. Ci stiamo davvero entrando. Finalmente vedremo i razzi da vicini. Parcheggiamo. Siamo ancora in mezzo alla strada, Songbird. Ho capito che sei ancora... Il nostro primo incontro. Ne abbiamo fatte. Beh, in teoria non è passato così tanto, E non è ancora finita. Esatto. Non è che sia passato chissà quanto tempo dal primo incontro. Ho davvero un brutto presentimento su sta missione. Qualcuno ci deve morire e qualcuno ci morirà. Ovviamente non puoi entrare con un'arma. Ma va, davvero? Normale sicurezza dello spazioporto. Lascia a me il tuo ferro. Te lo restituisco quando ci rivediamo. Devo mascherarmi, potrebbe essere utile. Forse dovrei mascherarmi. Reed conosce la mia faccia. La FIA rileverebbe l'impronta dell'attrezzatura e i controlli di sicurezza. È roba loro, la riconoscerebbero ovunque. Ha senso. Va bene, tieni. Ah, cazzo. Un flashback. Il colpo al Compecchi Plaza. Non ci pensare. Sei meglio di allora. Ce la farai con o senza armi. Hai delle braccia, dicevamo, gorillose, voglio dire. Il terminal Taiko. Raggiungilo senza farti notare da chi non deve. Certo, signora. Fa attenzione in particolare alle guardie della Orbital Air. Non sappiamo cosa può allertarle. Di tutto. A presto. Speriamo che non ci becchino. Ah, è giusto, Songbird. Scusa un secondo. Ecco, perché vedo che le granate... Ok, me le ha tolte. Ma almeno il mimetismo, lasciamelo. Ok, non me le fa neanche selezionare. Ehi, Vi. Dimmi. Sì? Buona fortuna.
Grazie. Ehi, Song. Su con la vita. Me la caverò. Ce la caveremo. Esatto. Vedrai. Ce la faremo. Ok. Sono sul per un attimo ho pensato che l'avrebbe investito. Cercherò di tenerti alla larga dai cattivi, organici e non. Certo, capo. Bello! È l'aeroporto, Orbital praticamente. Air, vi dà il benvenuto al Night City International Entrance Lunar. Buongiorno. Signorina, vedo che le manca il reggiseno. Ok, eccoci qui. Protesto vivamente. Non avete alcun diritto di spegnere i miei impianti. Ti spiace superare quel gate. Come faccio? C'è sto tizio. Benvenuti al Night City International Entrance Lunar, la porta per il mondo e per le stelle. Devo spegnere temporaneamente gli impianti non autorizzati. Link personale nel pannello, per favore. Ecco lei. Sì, certo. Non allertiamo nessuno. Calmati, non attirare l'attenzione. Esatto. Avrei potuto minacciare, ma non facciamolo. Completato. Per l'autenticazione biometrica, guardi la telecamera. Aspetta, fermi ancora. Prendi un po' di tempo. Devo collegare i tuoi parametri a un profilo falso. Quale? Quella. Non ho capito bene cosa devo fare. Guardi la telecamera, per favore. Ci vorrà solo qualche secondo. Non la sto guardando io, eh. Tutto pronto. Vai pure. Forza. Attenzione a tutti i passeggeri. I bagagli incustoditi verranno immediatamente confiscati. Missione conclusa. Orbital Air ringrazia per la collaborazione e per la fiducia. Ok, adesso devi farmi entrare. Ottimo. Termina il file. Vi scusate. Vale. Non mi fate entrare da nessuno. Scusatevi con gli ascoltatori. Cerimonia di apertura. Ripresa. Ma vai a far culo, chiunque tu sia. Allora, termina il Taiko. Piacente, accesso vietato. E chi vuole entrare, scusami? Terminal Taiko. Wow. Wow. Ma che figo. Credo sia questo. Esatto. All'Orbital Air serve tecnologia migliore. E dei tecnici migliori. Bestioni del genere qui in mezzo. Se scoppia il panico, la strage è assicurata. Può entrare dentro uno di loro? Ecco fatto. Strano che nessuno si è accorto di nulla. Non ho neanche il doppio salto, mi sa, eh. Comunque. Sono al terminal Taiko. Ma come faccio a farti entrare? C'è stato un casino. Lascia perdere le porte secondarie. Ci serve un nuovo piano. Che succede, Son? Ho dovuto filarmela. La sicurezza Orbital cominciava a sospettare del van. Eh beh, certo. No, merda. Ma okay. O merda è stato per il... Trova l'ascensore del cantiere. Ricevuto. Pensavo che lo merda fosse per il... Per il relic, però. Ecco qua. Vabbè, non aveva senso ucciderlo, però non potevo fare altro. Volevo solamente nasconderlo io. Ecco fatto. Non so come hai fatto a non vedermi, frate, però. Beccati questo non letale, va. Un'arma. Fantastico, meglio che nulla. Tubo d'acciaio, madonna mia. Non usavo armi così merdose dall'inizio del gioco. Ehi là? Sì, c'è qualcuno. Domanda. Mi hai tolto anche i silenziatori? Sì, mi ha tolto tutto. Una spada catena. No, tra parentesi, posso craftare qualcosa? No, mi hanno tolto veramente tutto. Anche il menu, letteralmente. Meglio cambiare, non sono sicuro che le armi non facciano rumore. Ecco qui. Ecco fatto. No, 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 non mi hai visto. Non mi hai visto. Ok, eccoci qui. Continuate così. La gente in teoria ci ha visto, però... Esatto, ora che abbiamo il mimetismo ottico, nessuno ci vede più e il combattimento è stato annullato. Esci allo scoperto. Ecco qua. Oh, merda. E niente. Ecco fatto.
Madonna mia, che randellata. E sulle telecamere che ti fregano, eh. Disattiviamola. Dai che ci siamo, su. Perfetto, non abbiamo neanche ucciso troppa gente. Se avessi un coltello almeno li potrei lanciare. Almeno sulle telecamere. Okay. Adesso dove si va? Ora lavoriamo di fantasia. Dimmi di più. Sono riuscita a raggiungere il tetto, ma solo la parte bassa. Mi serve il tuo aiuto per salire. Che novità. Il mio piano preferito è non avere un piano. Dammi qualche minuto. Posso dartene uno, non di più. Meglio guardarsi intorno. Ecco fatto. Se solo avessimo un coltello. Nemico sotto tiro. E niente. Apro il fuoco. Shh, finché non avvertono gli altri va tutto bene. Fucile a pompa, ottimo. Dai. Ah no, è Johnny. Trova qualcosa. Piove di rotto. Lo ammetto, il posto non è niente male. Ah, non reggerà mai. Lo sai che ti sento, vero? Trovate qualcosa, Johnny? Una scala? Troppo corta. Ovviamente. L'hai misurata così, a occhio. Wow. Ah. Wow. Ah, una manichetta. Somi, ho un'idea. Dai, usiamola. Sì, certo. Prendi, dimmi quando sei pronta. Preso. E ora relic. Tieniti forte. Ancora un piccolo sforzo. È relic che mi sa che dà problemi. Cazzo, esatto. Ti tengo. Ma se dessimo il controllo a Johnny per un attimo. Ci sei. Non sarebbe la prima volta. Ci è mancato poco, cazzo. Lo so, scusa, mi sto morendo anch'io. La prossima volta meglio che non ci sia. Lo così. So. Hai ragione, però che cazzo, sto morendo anch'io, Vi, che ti prende? Niente, tutto a posto. Sto bene. Non ti preoccupare per me. Mi spiace. Smettila. Presto sarà finita. E in gran parte grazie a te. Ah. Le tue armi. Oh, meno male. Ora si ragiona. Oh, perché ogni volta mi esce st'arma dall'inventario che neanche ce le ho? Boh, vabbè, guarda, non fa niente. Che c'è? Capto un segnale radio. Giusto per sicurezza. Canale criptato. Riesci a intercettarlo? Ci provo. Devi stare più attento, V. Un'altra cazzata e siamo fottuti. Al fatto che stavi per cadere o che ho allertato la gente? Impegnati di più. Tieni un profilo basso. Non è colpa mia. Ci sono le telecamere. Hai ragione, per carità, ma non avevo neanche un coltello. Se avessi avuto un coltello, disattivavo subito le telecamere. E non è colpa mia se non uso gli hacking rapidi. Non è che siamo tutti dei geni, eh. Ora vedrai che avendo le mie robe andrà tutto bene. Che cazzo. Di qua. Ti seguo. Vai, apri questo coso, calma. Se non l'ha neanche toccato. Cioè, sì, l'ha toccato adesso, ma dico. Il segnale è un canale degli NUSA. Myers. Arriva tra 45 secondi al massimo. Qui dentro, presto. Vai, vai. Che succede? Cosa hanno in mente? 4 elicotteri d'assalto in arrivo. Segnali transponder nascosti per non farsi identificare. Che bello. Reed è a bordo. Reed? Atterreranno lì. Dai, aprila. Spero che il fucile mi sia rimasto, però. Somi! Dentro! Muoviti! Controllo la ventola. Afferra una delle pale. Io mi infilo. Elicotteri NUSA che sorvolano la città libera di Night City. Attenzione, Save. Tecnicamente lo spazio porto non è parte di Night City. È zona neutra ed extraterritoriale. Qui la Maya si sta prendendo il culo con gli accordi internazionali. Sta vecchia. C'è una luce. Sicurezza. Aspetta un secondo. La disattivi tu? Dammi un secondo. Ci penso io. Non ti preoccupare. Ci pensa papà. Come azione bloccata? Vaffanculo, gioco. Ok, passate. Occhi e orecchie aperti. Eccolo, Reed.
Terra, presidente. Agente speciale Reed. Abbiamo confermato la presenza di V qui allo spazio porto. Avrai avuto addosso da quando sei entrato. E Somsom? Da, muoviti o ci vedranno. Probabilmente è troppo debole per andare in giro da sola. Sarà in attesa da qualche parte, nascosto. Sì, come no? Probabilmente. Perché è partito... Boh, vabbè. L'Orbital Air sa cosa c'è in gioco. Hanno dato l'allarme ma non hanno trovato V. E i nostri agenti? La copertura di qualcuno è saltata, ma l'Orbital Air non gli strapperà neanche una parola, garantito. Quelli ancora sotto copertura cercano Songbird. Parleremo dopo degli errori operativi. Hai capito, la presidente? Non è mai stato il tuo forte. Perciò ho preso io le redine e ti ho fornito supporto. Io ho tutto sotto controllo. No, Sol. L'hai perso da tempo. È ora di ammetterlo. Rosalind Myers, il suo vero volto. Fanculo, che bello. Aspetta che ci penso io. E finalmente a fine DLC, ecco la parte stealth di tutto. Beh, mi fa piacere che non parlino. So che ci tieni. Oh, e finalmente. Ragazza. Ma dai, è riapparsa da lì. Eri già qui. Capisco che tu voglia proteggerla. Ma il tuo dovere è innanzitutto verso il tuo paese. Sai se adesso gli spara? Songbird ha fatto la sua scelta. Ora deve venire a patti con le conseguenze. Un'ultima cosa, Sol. Il progetto di cui faceva parte deve restare segreto. Non far trapelare nulla. Brutta storia, davvero brutta. Che novità! Se questo uccellino cade nelle mani sbagliate, non so cosa potrebbe succedere. Del resto, solo noi ne siamo a conoscenza. Distruggerebbe gli NUSA. Non è un rischio che intendo correre. Tanti problemi. Sì, siamo d'accordo. Per una sola niente ragazza. Rischi. Ci siamo capiti. Hai sentito? Almeno ho sentito, per me sì. È semplice, Reed. Anche a me piaceva la ragazza. Mi sono fidata di lei. Ma non si torna indietro da certe scelte. Quali scelte? Le tue o le sue? Come, scusa? Mi hai sentito? Non importa, so cosa devo fare e lo farò. Mi fa piacere che però abbia detto quello che ha detto, Ti autorizzo a utilizzare ogni mezzo necessario. Cerca solo di non spararle in testa. Hai dovuto aspettare. Quanto mi dispiace, Somi. Le tue o le sue? Avete sentito? Siamo nella merda. Da ogni punto di vista. Ammazziamoli, che ci frega? Calma, ci sono io qui con te. Non ti prenderà. Che fine ha fatto, Sol? Non la conosci. Per soddisfare la sua sete di vendetta verrebbe a prendermi all'inferno. Andiamocene. Beh, e allora portiamocela magari. Siamo mercenari. Possiamo anche uccidere la presidente per quanto ce ne freghi, no? Shhh. Ora che finalmente l'inventario è tangibile. Coltellino. Pistola silenziata. Fucile da cecchino silenziato. Muoviamoci. Stanno facendo sfollare i civili. Si preparano a entrare in forza. Ok. Torniamo al terminal. Evacuare. Dobbiamo farti salire su quello shuttle. Tutto qui. Nient'altro. Basta salire sul treno per la rampa di lancio. Prima però dobbiamo attraversare il terminal Tycho. Che strano. Pensavo che qualcuno sarebbe arrivato e avrebbe fermato... Tipo solo, ovviamente, parlavo. La squadra d'assalto della Myers. Ma da fa culo quello! Non sparate! Allora, cerchiamo di non farci vedere intanto. Stiamo subendo gravi perdite! Gravi perdite! Mi avvicino! No! Ecco fatto! Addio la testolina. Ma dai, c'è un muro di vetro, come fai a non colpirlo? Guardalo, perché non può colpirmi, io no?
Tu fai attenzione, Somi. Ecco fatto. Sai che ti dico? Questo e questo. Ecco fatto. Madonna mia. Ecco qua. Prendiamo il bel fucilazzo. Oh, finalmente. Come dire che qualcuno adesso non si è accorto di noi e del casino che abbiamo fatto. Voglio dire, dovranno anche proteggere la presidente, ma non sono certo fessi. Ecco qua. Oi, tutto a posto? Mamma mia, che bello poter sparare a qualsiasi cosa si muova. Beccati questo. E beccati questo. Oh, finalmente, tre con un colpo. Vieni, Somi, andiamocene. Ecco qua. Sbrigati. Ecco qua, strada liberata. Non farti ammazzare. No, vai tranquilla. E chi si fa ammazzare qua? Proviamo ad andare di qua dove avevamo aperto. Oh, aspetta, che cosa abbiamo qui? Shard contatti, vabbè, niente di che. Gile riflettente, wow. Allora, tu resta qui. Ora ci penso io dall'alto. Ecco fatto. I proiettili esplosivi funzionano sempre. Mamma mia, sì che funzionano sempre. Ecco fatto. No, c'è ancora qualcuno. Eccolo lì. Non c'è più nessuno. Andiamo. Questo era un ottimo posto per nascondersi. Ecco fatto. E agli ultimi ci pensiamo a mano. No, se non ti blocchi in mezzo alla strada provi. Ecco fatto. Che cosa abbiamo qua? Shard contatti, vabbè, niente di che. Beccati questo. Ma questo qui? Sta animazione incredibile, da dove è uscita? Ti sta bene. E noi siamo impazziti. Kaboom. Che belli proiettili esplosivi. Muoviamoci. Muoviti, muoviti, entra. Io voglio vedere come fanno a far partire uno shuttle con tutto sto casino ora. Attenzione. Porca puttana. Meno male che ci ha fermati. Per un pelo. Non credo che ci abbiano visto. Sì, come no? E se quell'elicottero ci aggancia, non abbiamo speranze. Allora facciamo di tutto per evitarlo. Eh certo, come no? Libero. Meno male. Siamo nel baretto e sono tutti morti. Guarda. Via libera. Una meraviglia. Mi gira la testa. Aspetta un attimo. Sì, tutto il tempo che vuoi, tesoro. Potrei dare un'occhiata al tuo cromo. Sicuro. La maggior parte dei tuoi componenti li conosco. Potrei eseguire un'autodiagnostica e darti accesso al tuo BIOS. Mica sei solo tu il genio. Ho una lettura. Posso overclockare i compensatori. Spero che reggano. Lo spero per te, tesoro. Doveva essere diverso stavolta. Più semplice. E non è stato così, non va mai come deve. È il traguardo che conta, giusto? Manca poco. Hai tralasciato una cosa. Chi ti ha procurato il volo? Buffo, non ne ho idea.
Si è presentato un intermediario, un classico corporativo. Completo sobrio e costoso, capelli scuri, occhi azzurri. Mi ha fatto delle domande. Domande a cui solo io potevo rispondere. Ok. È quello il problema. Tra le altre cose, preferirei non parlarne. Ma non giudicarmi, ok? E chi lo fa? Ti ho mai detto che sei una calamita per i guai? Duh. Come la merda per le mosche. C'era bisogno di aggiungerlo. Un mio talento nascosto. Forza, ricomponiamoci. Ma tu eri qua 2 secondi dammi fa, Johnny. Non alzarmi. Tutte le volte che vuoi. Anche la Resaca è una clinica orbita, come si dice? Quando ero alla Resaca, tra i vari gossip d'ufficio, c'erano queste cliniche segrete in orbita. E noi lo sappiamo benissimo. Laboratori legali che producono prototipi di armi, medicine sperimentali. Se la legge ti vieta di fare qualcosa sulla Terra, vi sposti nello spazio. Ha senso, e noi lo sappiamo però. Certo, non in questo universo. Migliore. Dici davvero? Beh, lo spero per te. Madonna mia! Ma sta puntando noi? Non sparano più! Muoviti, muoviti! Corri, corri! Che succede? Non si apre! Eccoci qua! Ok, più nascosto di così non posso fare. Ora sì, corri! Vai, 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 vai. Eccoci qua. Kaboom! Al riparo! Ecco fatto. No! Ok, meno male, pensavo... Ah, questo è vetro antiproiettile. Non sparano più! Muoviti, muoviti! Sto cercando di sopravvivere! Vaffanculo, vai! Concentrati solo! No! Ecco fatto! Muoviti! Ehi, aspettami! Fai in fretta! Ti aspetto, vai tranquilla. Non gli faccio neanche un grappolo! Nessun danno, continuo a muovermi! Vai! Ecco fatto, addio punti deboli! E via, munizioni illimitate! Cazzo, sei vivo! Minchia, lo sei tu. Credo però, sì. E quello è la cosa incredibile! Ora bisogna saltare sul treno, va alla rampa di lancio! Se adesso non appare qualcosa o qualcuno... Ok, ci siamo. Alla torre di controllo, V. Faccio entrare il treno. Prendi posizione. Non si sa mai. Ovviamente, sai che novità. Tutto troppo tranquillo. Occhio! Merda, trappola! Non ci caschiamo. Non farti vedere! Io... Ah! Ti vedo. Vai tranquillo. Che ti vedo. Beccati questo rallentatore. E sono da solo, pensa. Pensa che pippe che siete. Madonna mia, se ti sta bene. Annientamento, mamma mia. Eccoci qua. Ho ancora 132 proiettili da usare. Ecco. Fatto, mamma mia. La soddisfazione in tutto ciò. Oh. Idea sbagliata farsi vedere, bello. Idea sbagliata. Vai alla torre, cazzo. Sono alla torre.
Era l'ultimo, via libera. Ti hanno colpito. Sto bene. Vado alla torre di controllo. Ho un treno da portare in stazione. Vai tranquilla, ci penso io qua. E ora? Attivo il pannello di controllo, chiamo il treno. Ah, non posso fare niente. Che cosa vuoi che faccia? La mia comfort zone, mantieni la sgombra. Metti i piedi della Myers, certo. Facciamolo. Buona fortuna, Song. Ci penso io. Crivellatelo. Ma stai zitto e crepa. Ok. Ecco qua. Come va? Ci siamo? Aspetta un tempo. Madonna mia, che soddisfazione. Ah, che bello usare ste armoni pesanti, mamma mia. Becca di questo. Ne serve un medico. Ti piacerebbe averne uno, vero? Ecco qua, via. Ma che colpito. Cretina. Devo curarmi. Ecco fatto. Il treno è in arrivo. Ma ci muori tu? Ecco fatto. Sì, cazzo. Son! Merda, l'elicottero. Dove? Chi mi sta triangolando? Ecco qua. Vai, ho rallentato il tempo. Oh, dove sei? Ti han colpito? Tutto ok. Mi è andata bene, non durerà. Lo so. Siamo nella merda. Devo superare il Blackwall. Non c'è altro modo. Non fare cazzate! Onde neurale, forza! Sarò la tua cavalleria! Fa sempre comodo! Un delegato! Duh. Sei pronto? Mica tanto! Non sarà una passeggiata! Ma vai! Facciamo! Caricamento demoni Blackwall! Mamma mia, sta poverazza. What up? E addio anche all'elicottero. Minchia, addio tra poco a noi, altro che... Chung! Tutto ok? Ma Reed dov'è in tutto ciò? Lascia che ti aiuti, appoggiati a me. Abbiamo un treno da prendere. Dov'è Reed in tutto ciò? Che male. Posso immaginarlo, Sammy. Ma hai spaccato. Ci hai salvato il culo. Sì, il problema è che potevamo morire per colpa dei demoni, però. Hai sentito? È il Blackwood. Non temere, Sammy. Ci sono io qui. Siamo dei maghi in pratica ora. Strana usare il Blackwall. Dai, avvicinatevi in di più. Madonna mia.
insta kill veramente fantastica come cosa, però deve essere terribile. Deve essere un peso terribile da subire. Vini, ti devi staccare. Ti devi staccare prima che vada tutto in puttane. Rampa, arriviamo. Finalmente. Meno male. Sei ancora con me? Ce la fai? Lasciamola riposare. Ascolta il ronzio. Questo qua del razzo o della pioggia? Vorrei addormentarmi e non svegliarmi più. Ehi, stiamo facendo tutto questo per evitare proprio che tu ti addormenti per non risvegliarti. Ehi, non addormentarti adesso. Reed, l'ho sognato di recente. Stai tranquilla che adesso lo vediamo. Sempre lo stesso incubo, lo stesso maledetto treno. Lui che muore per colpa mia. Mi sa che Reed ha i tuoi stessi incubi. Me l'ha raccontato anche lui. Si è affidato di te per un po'. È quello che mi preoccupa. L'abbiamo tradito. Esatto. È questo che mi preoccupa. Mi dispiacerebbe un sacco. Per quanto sia comunque quasi a livello di missione secondaria il tempo che abbiamo passato con lui, ucciderlo mi farebbe stare male, perché poverino, non c'entra assolutamente niente, non dovrebbe morire. Gli ordini sono ordini vecchi, se non c'è motivo di pensarci. Acqua passata, non vale la pena di rimuginarci su. Esatto. Non riesco a smettere di pensarci. Devi sovrascrivere, non è solo perfetto, non è colpa della Myers, il senso di colpa fa schifo. Credo che Reed ti abbia perdonato. Tu pensi? Song? Reed non è l'unico che ho tradito. Ora dirà che ha tradito anche noi? La tua mente sta viaggiando, Song. È il Black Wolf. No, V, ho tradito anche te. Matrice neurale, V. Si può usare solo una volta. Una volta? Cioè? E mi ha imprigionata oltre il Black Hole. Per esistere deve evolversi. No, cazzo! La libererò e terminerò il processo. Poi eseguirà i miei comandi e finirà disintegrata per sempre. Da quando è che lo sapevi? Lo dovrei fare, ospita. Ehi, aspetta. Ehi! Continuerai a combattere e a cercare, ovvio. Sei più forte di me, più forte di chiunque io conosca. Cazzo, sei seria? Io penso, penso che morirò presto. Il rimpianto. Non sono stata sincera con te. Mi dispiace. Dai. Potevi dirmi la verità. Ti avrei aiutato lo stesso. Esatto. Song? Porca puttana. Qui ci vuole un applauso. Questo bell'uccellino l'ha fatta a tutti. Myers, Hansen, Reed, te. Me la caverò, vedrai. Non è la prima volta che qualcuno mi vota. Ma penso di potermi rialzare. Ah, il tuo atteggiamento verso le avversità della vita è toccante. A volte. A volte. La tipa ti ha inculato a secco. Hai tutto il diritto di incazzarti e di volerle staccare la testa. Sta di fatto che ha tenuto duro fino alla fine. E questo merita rispetto. Lo so. Quello che conta è che io e te torniamo al punto di partenza. Stesso problema. Ci serve un modo per salvarci. Potresti sempre chiamare Reed sull'Olo. È
penso che mi ucciderebbe. Cazzo, vi, scendi dal piedistallo. Per lui vali zero. Mi interessa soltanto una persona. Chissà se ci sta ascoltando, però, È bello passare da te a sparare cazzate, Vi. Ma direi che è ora di svegliarla. Chiama Reed, cazzo. Posso salvare? No, spero ci sia un salvataggio automatico. Vorrei ci sia. Non so se in questo o in un altro episodio ho possibilità di scegliere. Ehi, Song. Voglio fare questo e il finale di Reed a questo punto. Forza, ti do una mano. Ci siamo quasi. Voglio fare tutti e tre i finali a questo punto. Anche se ho il dubbio che fare questo e darla a Reed, oppure fare direttamente la missione di Reed, porti allo stesso risultato. Però lo sapevo che eri qua, Reed. Lo sapevo. Non ti muovere. È un ordine. Fermo dove sei o morirai. Ehi, la metto giù. Piano. Di chi è quella pistola? Quindi, che vuoi fare? Prenditela. Non la porterai da nessuna parte. Risparmiami le battute da Bushido 10. Guardala, V, siamo seri. Vuoi mandarla sulla luna? I nostri specialisti sono la sua unica speranza. Mi dispiace, amico, sarà di solito che te sei morto. Sul tetto. La Myers ha ordinato di ammazzarla e tu non hai chiamato. Ci hai sentito? Certo che ti Ogni ho sentito. Parola. La situazione è cambiata. Lascia Songbird a me. Posso aiutarla? No. Quella storia di 7 anni fa. Song ha eseguito gli ordini della Myers e non se l'è mai perdonato. Per te sarà lo stesso. Proverai rimorso per il resto della tua vita. Qui non si tratta più di Song. No, qui si tratta di scongiurare un'altra guerra. Una guerra che non partirà perché lei non ne ha intenzione. Risponderà del suo tradimento. Deve farlo. Solomon Reed, soldatino del News. Song ha tradito anche me. Hai ragione. Song non ha guardato in faccia nessuno. Mi ha condannato a morte. Fammi indovinare. Ha fatto una promessa che non ha mantenuto. Stai bleffando, te non interessa. Esiste una dose sola. Una sola possibilità di una cura. Song aveva deciso di tenerla per sé, ma mi ha tolto tutto. Capisco. Vuoi darmi Songbird in cambio della dose? No. Mi servono la cura e dei bisturi che sappiano come usarla. Non è quello che voglio, aspetta! Ho parlato di contatti in Europa, privati. In Europa e anche a Langley. Gli specialisti degli NUSA sono i migliori. Non è quello che volevo! Recupereranno i dati e poi procederanno con l'operazione, ci stai? No, cazzo! Che ne sarà di lei? Mettiamo che sopravvivo. Che succederà a Song? Cercheremo di fermare il deterioramento causato dal Blackwall. In tutti i modi. La Myers la vuole morta. L'ha già condannata. Non poteva lasciarla fuggire. Se la recuperiamo viva, gli NUSA saranno al sicuro. E Songbird sopravvivrà. Ma perché non posso? Ok, l'ultimo salvataggio è noi sul treno con Johnny. Abbiamo ancora possibilità di scegliere. Una possibilità. No, non posso. No, Sol. Non la lascerò a te. Cazzo! Poverello. Ma la tua amica raggiungerà Reed nell'aldilà se non ti dai una mossa. Andrà tutto bene. Un ultimo sforzo. Andiamo. Addio, Somi. D'ora in avanti dovrai cavartela da sola. Collegati ora che io inizio a pensare alle mie necessità, ovvero
Ho i miei problemi a cui pensare. È ora che io vada a me stesso. Supporto vitale attivato. Ah, ok. Computer di bordo in configurazione. Forse ce la farei. Forse no. Ma non sarà più un mio problema. Beh, è vero. Buon viaggio, buona fortuna. Spero che tu ne sarà la pena. Buona fortuna, Song. Nonostante tutto. Addio. Prendiamo l'arma prima di... È sigillato. Vai al ponte di osservazione. Alimentazione interna attiva. Pressione idrogeno sufficiente per il lancio. Sequenza di avvio automatico iniziata. Beh, ora non si torna più indietro. 60 secondi. Accensione motore principale RS-25. Ci siamo. È la prima volta che lancio una navicella spaziale. Tu? Idem, Chum. Idem. 50 secondi. Accensione motore a propellente solido. Accensione attiva. Non andrà lontano. Dubiti che ce la farà, vero? Non ne ho idea, ma ovunque andrà, i suoi problemi la seguiranno. È libera. Ha fatto 100. È esattamente quello che volevo dire, ma non ho fatto in tempo lei a leggere tutto. Un po' di ciò che a me è mancato completamente. Fortuna. Vero, tu hai scelto la strada facile, sei un ipocrita. Song aveva un obiettivo. Era pronta a pagare un caro prezzo per raggiungerlo. E l'ha fatto. Pensi che io non l'abbia pagato? Hai scelto tu di farti ammazzare. L'unico modo per diventare un eroe era il martirio. Non è proprio giusto quello che potevo abbiamo detto. Potevo fare di più. Comportarmi diversamente. Forse. Non è correttissimo quello che abbiamo detto. Forse mi ero convinto che non ci fosse una via di scampo. E forse, dico forse, lei è rimasta risoluta fino alla fine. Mentre a me... è mancato quell'ultimo fottuto briciolo di determinazione. Non lo so. Almeno sei onesto, non pensavo fossi capace. Beh, almeno sei onesto con te stesso. Anche questa è una forma di libertà. Beh, e che altro direi? Non c'è limite all'immaginazione? Tutto è possibile? Goditi lo spettacolo e basta. T0, decollo. Adesso esplode, kaboom! Ce l'ha fatta. È tutto quello che conta. Addio, Somi. Beh... il mattino dopo. Bel finale di merda. E ora che facciamo? Esatto. Ora diciamo addio ai tuoi sogni di una vita lunga e felice. Siamo ancora insieme almeno. Ci siamo guadagnati altro tempo insieme. Cazzo, che culo. Vediamo il lato positivo. Eravamo in mezzo a una guerra tra politici e spie. E ne siamo usciti tutti interi. Ci siamo fatti anche dei nemici potenti, però... la Myers se lo ricorderà, non lascerà correre. Ci puoi contare dopo che hai ammazzato il suo segugio più fedele. Ha problemi più grossi di me, gliene frega niente di Reed. Soltanto Song gli interessava. No, problemi. Se scoppia un'altra guerra, Reed sarà solo il primo di tante, tante vittime. Si è battuto per degli ideali in via d'estinzione. I Chum come lui non se li ricorda mai. Nessuno. Purtroppo no. Ora devo concentrarmi su di me, sul mio destino. Dici bene. Fottere i piani degli NUSA, spedire una cyborg mezza morta in orbita. È anche così che si diventa leggende, ma il tempo stringe, bellezza. Spero che qualcuno se lo ricorderà allora. Devi fare qualcosa al riguardo. E facciamolo allora. Ti voglio bene, Johnny. Ti voglio bene. Ehi, tu! Hai sentito tutto?